D'accordo, voglio, stasera tu puoi perdere a Gomorra. Ma parte capito? Questa sera? Se no fai una brutta fine. Ma comincia questa sera? Stasera la prima puntata, Coppa Atlantic, stato d'accordo, voglio. Stato d'accordo, allora, ben arrivato, bentornati, ben arrivati ai primi due ospiti di oggi, si chiamano Michele e Luana e vengono da? Monticelli Brusati, provincia di Brescia. Vedi come lui è proprio... Spera che parla anche Luana, Luana, tu lei, invece da dove vieni? Provenze. Provenze, che rimane in provincia di Brescia. Ma siete sposati, fidanzati? Siamo fidanzati. Fidanzati, no, perché no, nel senso, pensavo che veniste dalla stessa, dallo stesso paese. In realtà siete ancora fidanzati, ma ognuno a casa propria. Un chilometro. Vabbè, non è che voglio farmi i cavoli nostri, ragazzi. Se vogliamo chiedere anche quante volte ci suonato la settimana. Giusto, è giusto per sapere. Quanto siamo? Giusto per sapere. Non possiamo tenere conto. Ma alla faccia degli carboni. Abbiamo iniziato bene. Altro che rompere il ghiaccio. Qua hanno acceso un film porno. È esagerato. I ragazzi, si vede che si danno da fame. È venuto caldo. Il vincitore è Michele? Sì, ti sei giudicato il 30 lode in che modo? Mandando una foto di un profumo con le gambe. Ah, adesso ho capito. Adesso ho capito chi sei tu. Adesso ho capito. Cioè, no, perché io lo dicevo poco fa, devo associare sempre. Cioè, per riconoscere gli alunni, li associo alle foto che ci mandano, chiaramente. Quindi mi ricordo. Hai vinto di recente, no? Non è solo di troppi giorni. Ho vinto anche a. Ero qui a maggio. A febbraio. No, intendo. No, il profumo scorso. È arrivato qualche giorno fa, una settimana scorsa. Sì, settimana cioè, questo profumo con il tappo, e il tappo era a forma di gambe, la materia era anatomia, si giocava con le gambe e di conseguenza lui è stato il più originale. Lui è originale e tu hai colto, capito? L'occhietto spermatozoico di Sani che zac è andato a guardare la gambetta, il profumo però bella scelta. Non è che è andato a guardare la gambetta, quello era l'argomento, per forza, c'era le gambe e poteva giocare. Appunto. Piace giocare. Cascato l'occhietto, ti piaceva a coscia delle ma profumo. Ma è coscia. Ti piaceva la coscia Sani, cacciate. Vabbè, ma questo è un tuo profumo o l'hai trovato sul web, cioè ti piaceva la grafica? L'ho trovato sul web per la grafica. Perché secondo me, infatti io ricordo che non era la fotografia, mi sembrava proprio presa dal web. No, perché nel senso è un profumo femminile, no? Sì. Assolutamente sì. Pazza. Cosa c'entra, era bello. Tu che fai nella vita, Michele? Parrucchiere. Parrucchiere. No, dico, sei capitato cazzo, proprio... Allora, la scena ve la racconto io. Lui ha detto parrucchiere. Stefano ha guardato la capigliatura di Michele con una faccia, vuol dire... Azze, ma no, è proprio tu, ma non c'entra niente. Non c'entra niente. È un po' come l'elettricista che ha la lampadina bruciata in casa, nel senso che voglio dire, cioè il parrucchiere uno si immagina questi ciuffi e si acchioma perché Michele Stewart con le scarpe rotte. Esatto, bravo. Anche perché voglio dire, sono passati diversi parrucchieri da queste parti e tutti c'hanno la chioma, tutto botonato, tutta la Gio Tempest. Adesso voglio dire, Michele, non è che non hai capelli, capello corto. Ragazzi, come abbiamo la stessa attaccatura. Come me è un pallone. Tu hai del muschio che va bene per il presente. Ma che muschio, ragazzi? Che poi io il giorno... Cerchi di nascondere quelle polverine, però non ce la fai. Io cerco di mettermi in due modalità. Modalità by night, che è così, e quella by day, è molto seria, come vedi, giacca e cravatta e capello un po' fluente. Posso dire una cosa? Di la oggi Nasti indossa la t-shirt che gli ho regalato io. No, me l'hai fatta pagare. Ti racconto questa, 5-6 anni fa. Me ne sono accorto adesso. Si è comprato una maglietta, dopo 2-3 giorni mi dice, Nasti, a me non va tanto bene. Ne avevo due. Dai, questa mi è costata un botto della Bickenberg, è fighissimo tutto qua. Ti ho detto, vabbè, portamela, se te non va, se non ti piace, a me piacciono queste cose sportive. Ma l'hai venduta, veramente? Certo che me l'hai venduta. Ho fatto bene. Con tutto quello che ti ho dato. 5 euro. Con tutte le caramelle che... Adesso ti faccio il conto delle caramelle da 5 anni a questa parte, vediamo. Sai, Michele, che io sono il parrucchiere ufficiale di Nasti? Cioè, i capelli glieli taglio io. Che non c'è molto nel senso che nel senso però guardalo come li taglio? Com'è il taglio? Bene, passabile. Quindi da 1 a 10 che voto mi dai? Da 1 a 10 che voto mi dai? 9 e mezzo. Non li ho tagliati io stavolta. Tanto poi cadono anche da soli, quindi ragazzi c'è bisogno di molta manutenzione. Allora, Michele, accompagnando la fidanzata Luana, invece Luana che fa nella vita? Io faccio assistenza ai bambini con difficoltà di apprendimento e diversamente abili nelle scuole. Grande lavoro, complimenti. Grazie. Quindi, cioè, lavori il mattino, sei a scuola? Mattino, sì, orari scolastici.
che ormai è fino a sera, perché poi come sono gli orari adesso? La scuola è cambiata, no? Ma io sono in una primaria, quindi sono orari mattutini. Ah, ok. Tranne un giorno, pomeriggio. Quindi è mamma una maestra, cioè io e te siamo colleghi, voglio dire. Io sono un professore. Tu non sei lei un professore, maestra. Lei è una maestra. Io sono professore. Chiariamo, sono questa professore cosa. Dell'accademia. Tu ti sei autolaureato, neanche dell'andata d'onore. Me la sono comprata. Ma neanche, me la sono fatta proprio. Esatto, no. Sei stampata di là con la stampante laser. Esatto. Lei invece è una vera maestra. Bravi. Quando convolerete a nozze? Ma tu devi finirla, hai già tre volte li metti in difficoltà, sì, adesso. Ma è bello, adesso, è bello per quello, quando è che andrete a convivere? Che... Va bene, dai, allora cominciamo con le cose importanti. Ah, certo, c'è una scheda da leggere, c'è un proverbio da spiegare, c'è una canzone da cantare. Cominciamo con Michele, accompagnatore appunto Luana, 38 anni, Michele, città Monticelle Busate, provincia di Brescia. Hobby, partecipare ai giochi di Vive FM, perché tu sei uno dei quelli che partecipano sempre, hai vinto di tutto? Appena posso partecipo. E vinci? No, veramente. Allora, se io becco quelli come te, che poi tutte le volte in onda dici, io questa voce l'ho già sentita, sono quelli attaccati al telefono e quando chiamano sanno che non possono vincere, c'è una regola, ogni due mesi uno deve aspettare dopo aver vinto. Cosa fanno? Cambiano la voce, cambiano il nome. E dicevo, che cazzo sto qui? Tu sei uno di quelli, di la verità. No. Sapevo io che me... Canzone preferita e motivazione. Unici di Neck, perché questa canzone rispecchia perfettamente la persona al mio fianco, ragazzi. Mamma mia. E poi tu ti lamenti perché io vado a chiedere informazioni su questi due innamorati. Dai. Basta! Si sono dati pure un bacio! Ma si sono dati pure un bacio, dai! Fuori da questa radio! Ma che meraviglia! Ma che meraviglia! Ma che sono bellissimi! Ma che bellissimi! Ragazzi! La canzone sarebbe questa. Questa, no, potete anche, cosa fai? Gli dai una mano a limonare? Ma sei fuori, sei Stefano. Sai come si ricorderanno di questa giornata in radio con questa canzone loro? Tra l'altro anche in diretta Facebook. Che è una bello, cosa meravigliosa. Guarda, l'amore è una cosa meravigliosa. Allora. Finché dura. Quindi attenzione, è un attimo che domani... Andiamo avanti, va. Questa trova Gabriel Garco al supermercato. È finita la pacchia. Ma cazzo, Dice il tuo speaker preferito di Radio FM, motivazione. Allora, ultimamente dicono tutti sani e nasti per forza di cose. Siete qua con noi, non è che potete fare brutta figura, cioè, ho capito. O no? No, dai. Diciamo Morelli e Ilario, che è meglio, preferiamo anche noi. Anche cazzo, ascoltate Morelli e Ilario la mattina, dai. L'oggetto che ha portato, sapete che una delle novità di quest'anno è quello di portare un oggetto che più vi rappresenta. Allora, sì. Michele ha portato uno sneakers. Che è un sneakers. Questa l'hai comprato la macchinetta qua sotto, No, conosco 3.000 macchine. Dai, a voi vi sgamo, voi due siete fumetti. La matita questa è della Tebby, guarda, è quella della Tebby. Questa l'ha trovato esatto dalla cassettone, lei che è pieno. Però la matita sua è un'altra. Andiamo per ordine, lascialo spiegare. Lo sneaker, sapendo che l'altra volta quando l'ho vinto ancora... Perché lui ha già vinto l'anno scorso, ok. Ti avevo portato il bicchiere di Nutella. Sì. Però mi avevi detto che eri a dieta. Era a dieta. Quindi è uguale. Una barretta di sneaker. Ma pensate, ragazzi, veramente sti ragazzi. Cioè, perché la Nutella, fammi delle calorie, perché sai che uno che è a dieta deve farsi vedere, insomma, che sta attento. Non dire questa, farsi vedere che non è il caso dopo che hai detto sta cosa. No, aspetta un momento. Senza olio di palma, Senza olio di palma. Allora, dopo chiediamo a tutti se sanno cosa fa sto olio di palma. Nessuno lo sa. Io lo so. È buonissimo. Zitta tu. Comunque voglio dire 1000 calorie, cioè se mangio questa devo correre per 700 ore. Ma no, ti viene un infarto, le coronarie si fanno il pam, trigliceridi a manetta. Per esclusione la matita nero-azzurra. Dall'Inter per Napoli. Bravo ragazzi, bravo Sandrini. Sandrini, Mazzulatore, guarda che bella, nera-azzurra. Andiamo avanti, con scritto proprio dell'Inter, cioè attenzione, griffata Inter. Come hai fatto a trovarla questa? Non la vendono più, ormai c'è una cinese, si capisce un cazzo. Nel senso che i casi dell'Inter ormai si comprano veramente poco. Si comprano poco, sono vendutissimi, ma con la scritta cinese. Perché pensavo di trovare quello dell'Italia, ma non c'era. Allora, attenzione Michele, perché devi spiegarci con parole tue il significato di questo proverbio. Il proverbio dice, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Aia. Dillo con parole tue, va, dillo pure in stampatello. Non so, se tu scegli la persona con cui... andrà avanti nella vita o con la quale magari giri abitualmente, probabilmente questa persona rispecchia
probabilmente no, avrete delle cose in comune, di conseguenza basta guardare chi ti accompagna per capire un po' anche come tu puoi essere. Esatto, quindi quando tu quando mi insulti, Sani, sappi che fai il programma con me da 15 anni. Ma io e te non andiamo mai in giro insieme. No, ci andiamo anche, quindi è inutile che fai, è inutile che mi insulti, che devi sempre pensare che qualcosa di affine abbiamo. Però è anche vero che molte volte si dice anche che, come dire, gli opposti si attraggono, quindi potrebbe anche essere vero il contrario. È la solita cosa. Vabbè, attenzione Luana, perché la canzone tocca a te. Ci sei? Tocca a te? Come assolutamente. Lui che è bravissimo. Ma che assolutamente, allora Luana, intoniamo. Ora Nasti canterà una canzone, l'inizio della canzone, e tu, Luana, dovrai finirla personalizzandola con le tue parole. Okay? Cioè, quindi puoi inventare le parole che vuoi. Dai, cioè, capisci? One, two, three. Su di noi gli amici dicevano, su di noi. E vai avanti. Vai. Su di noi gli amici dicevano. Su di noi. Su di noi di sicuro conterai. Di sicuro conterai. Mi piace. Bellissimo, mi piace. La canzone italiana sta morendo in queste qualche puntate. Qualche canzone anche un po' più attuali, ma infatti io c'avevo un disco di Fiordaliso dell'82 che, se volete, metto anche in diretta, perché è bellissimo, tra l'altro. Va bene. Allora ringraziamo Michele e Luana, i primi due ospiti di oggi. Tra poco torniamo nel Viva Open Day.